Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del progetto Barks. Puntata questa assolutamente di transizione, in quanto in questo periodo siamo alla vigilia della migliore stagione dell'Uomo dei Paperi, quella in cui raggiungerà la maturità artistica. In questo periodo Barks sforna poche storie di ampio respiro realmente importanti e nessuna di davvero imprescindibile. Una di queste poche degne di nota è la rara avventura Paperino nell'Africa più nera. Paperino e i nipoti, ingaggiati dal collezionista di farfalle Cimicio Tarmaioli in seguito a una dimostrazione della loro abilità nel cacciare tali lepidotteri, sono spediti in Africa per recuperare il più raro di questi insetti. La quasi leggendaria Pressapocus extinctus, di cui si vocifera sia sopravvissuto un solo esemplare, vicino al corso del fiume Vambesi. I nostri eroi saranno però disturbati nell'operazione dall'agguerrito e sleale professor Arguto De Diavolis, anch'egli noto collezionista. Pubblicata per la prima volta nel 1948 su un giveaway americano, è giunta in Italia solo 4 anni dopo e per ironia della sorte su un altro albo gratuito, ovvero un omaggio della testata Topolino ai suoi abbonati, l'avventura non può essere ristampata per molto tempo, perché, come sempre avviene per le storie pubblicate inizialmente su giveaway americani, gli impianti necessari a ristampare la storia sono andati smarriti. Quindi la storia può essere pubblicata solo a partire dagli anni 70, periodo in cui, grazie all'opera di un solerte collezionista barksiano che fotocopia l'albo in suo possesso, il mondo potrà conoscere le vicissitudini di Paperino nell'Africa più nera. L'avventura è appassionante e tiene il lettore con il fiato sospeso, come nella migliore tradizione delle avventure barksiane, però non vanta mai spunti o guizzi esaltanti che la possano far ricordare come uno dei racconti più belli dell'Uomo dei Paperi. Ciononostante, il canovaccio alla base della storia, ovvero i paperi, missione in uno sperduto angolo del globo per ritrovare l'ultimo esemplare di un animale esotico, sarà ripreso dal grande Romano Scarpa per la sua forse più memorabile storia, Paperino e l'ultimo Balabù. E alcune trovate della storia molto azzeccate, come la visivamente spettacolare carica degli elefanti, saranno rivedute e corrette dallo stesso Barks per un'altra sua storia del 1957, ovvero Paperino e la carica degli elefanti. Dal punto di vista grafico, davvero suggestive le ambientazioni africane, con la giungla ricreata in maniera fedelissima dall'Uomo dei Paperi, ad ispessire di credibilità e verosomiglianza il setting in cui si muovono i paperi e l'arcigno professor De Diavolis. L'atmosfera poi che Barks riesce a creare nella sequenza notturna è veramente indescrivibile. Davvero geniale, tra l'altro l'ironico finale, degno della migliore tradizione del maestro, in cui il beffardo Destino canzonerà i personaggi, rei di aver voluto sfruttare la natura per i propri scopi prettamente egoistici e materialistici. Natale. I nipotini vengono rapiti da una perfida strega che vuole usare le loro lacrime di dolore per distruggere tutti gli alberi di Natale e di conseguenza la felicità del mondo. Paperino si metterà sulle loro tracce per sconfiggerla. Questa è una storia che mi ha sempre lasciato molto perplesso e che non mi ha mai convinto del tutto per una serie di elementi che, congiunti, restituiscono un'atmosfera semplicemente strana, perturbante. Anche se questi però non sono proprio i termini più adatti per descriverlo. In inglese invece c'è un termine che sembra stato creato apposta per descrivere il mood di questa avventura, ovvero weird. Non so se l'ho detto giusto, non sono bravissimo con le pronunce in inglese. Innanzitutto la storia, che dovrebbe essere natalizia, non comincia rispettando i canoni delle narrazioni di questa festività. Qui qua infatti litigano pesantemente per decidere di quale colore dovrà essere dipinto il loro albero di Natale. Sì, questa era una moda che andava di moda per l'appunto all'epoca, cioè dipingere di
diversi colori il proprio albero di Natale per impreziosirlo, che credo poi sia andata svanendo perché adesso invece ci mettiamo le lucine sopra. Inoltre a Paperopoli non si avverte nemmeno un briciolo di spirito natalizio, a partire da degli approfittatori che vendono gli alberi di Natale dipinti a prezzi insostenibili, esagerati, per arrivare anche alla singola ombra di un albero che però assume veramente delle forme spettrali. E questo mi è piaciuto tanto, perché è realistico, perché io ho sempre mal sopportato il buonismo che si viene a creare nelle storie ambientate durante i periodi natalizi, perché non restituiscono la realtà, non restituiscono la realtà delle cose, o almeno in alcune occasioni mi piace anche leggere quel tipo di storie, ma questa storia iniziava benissimo, perché è una storia di Natale che inizia come se fosse veramente ambientata nel nostro mondo, in cui io non, diciamo che non sento quasi mai lo spirito natalizio, ecco, diciamola così. Natale secondo me è la festa dell'ipocrisia per eccellenza, dove tutti dicono di essere più buoni, mentre in realtà pochi di fatto lo sono, e questa storia ce lo rende benissimo. Ma tutto ciò crolla nel prefinale, in cui Barks dà una spiegazione razionale nell'economia della storia a qualcosa che non deve essere spiegato, perché la gente si comporta davvero così. Quindi già questa cosa che poi crollerà nel finale, quindi anche una delle poche cose che avevo apprezzato della storia, poi mi va a crollare. Ma procediamo con ordine. La storia prosegue molto bene anche quando Paperino scopre che i propri nipoti sono stati rapiti dalla strega. Tralascerò di commentare il look e il carattere di questo personaggio, perché è veramente stereotipato, proprio poche volte ho visto un personaggio così stereotipato in una storia, che però riesce ad angosciare, a disturbare il lettore, perché comunque Barks mette in scena un rapimento ai danni di tre bambini, e questo comunque è un bel pugno allo stomaco, e poi con il conseguente allarme di Paperino alla popolazione paperolese, che si comporta insomma come la nostra proprio. Comunque sono stati rapiti tre bambini, c'è in giro una strega che rapisce i bambini, e quindi si comporta di conseguenza. Anche questo mi è piaciuto, anche perché poi Barks sapienta mostrare le sofferte reazioni e i monologhi interiori di Paperino. E la tavola 10, e lo specifico per un motivo che poi vi dirò alla fine, il numero della tavola, che la vicenda prende una piega assai grottesca, con gli improponibili scontri di Paperino con la strega, di Paperino che cerca di entrare nella casa della strega e quest'ultima che appunto cerca di difendere la propria roccaforte. Si passa insomma da una sottile commedia nera quasi gotica, ambientata tra l'altro nel periodo di Natale, a una specie di sequela di gag slapstick che vanno proprio a rovinare, che stonano, che mal si mescolano con la grammatica che Barks aveva imposto all'inizio della storia. Nella seconda parte della storia ritorna quell'atmosfera un po' bizzarra e disturbante che abbiamo visto all'inizio, anche se non in senso positivo, come era stato appunto nell'incipit, perché succedono tante cose, infatti devo leggere. Paperino sottrae la scopa alla strega e scopre che è da quell'oggetto, e quell'oggetto la fonte dei suoi poteri. Così trasforma la vecchiaccia in una tannica di benzina ad alto potenziale che contribuisce a mettere letteralmente a ferro e fuoco la propria catapecchia. Subito dopo Paperino desidera di diventare alto e bello, trasfigurandosi in un misto tra Clark Gable e Rodolfo Valentino, mentre i nipotini desiderano di avere un albero di Natale dipinto d'oro. Ma l'abete dorato che si materializza non è in realtà una semplice decorazione natalizia, ma bensì, udite udite, lo spirito del Natale stesso, imprigionato dalla strega malvagia in precedenza. Quindi ecco forse perché all'inizio della storia lo spirito natalizio, il sapore del Natale, era del tutto assente a Paperopoli. Successivamente Paperino getta la scopa, ritornando brutto come prima, per citare letteralmente le parole di uno dei nipotini, e in preda all'ira lancia la strega barra tannica di benzina in un profondo dirupo, decretandone la morte.
Infine, lo spirito del Natale si congeda dai paperi, ma non prima di aver elargito qualche banale perla di saggezza riguardo quali siano le qualità che fanno di un uomo migliore. Insomma, è veramente un casino, ma adesso lo commentiamo pian piano. Le ultime quattro vignette invece sono davvero divertenti, in linea con lo stile di Barks, quindi ci tengo a non anticipare nulla del finale perché è veramente esilarante, fa ridere e merita, e voglio lasciarvi quindi il piacere della scoperta almeno delle ultime quattro vignette. Che dire quindi? Litigi furiosi per cose superflue. Alberi di Natale dipinti che costano 40 dollari, una strega malvagia che rapisce dei bambini, Paperino che trasforma quella stessa strega in una tannica di benzina per farle incendiare la sua stessa casa e poi la lancia in un precipizio senza fondo uccidendola. Devo dire che si sente proprio l'atmosfera del Natale. Auguri a tutti! In conclusione, la storia è strana. E proprio per questo, secondo me, almeno una lettura se la merita. Però credo che questo sia uno dei pochissimi casi in cui questa sia una delle poche storie di Barks, appunto, dedicate a un target specifico, in quanto credo che una narrazione del genere si apprezzi decisamente di più da bambini, quando si accettano più facilmente alcuni elementi fiabeschi che sono presenti nella storia e quando si è più portati a essere inquietati da questi stessi elementi fiabeschi. Insomma, è una delle rarissime storie di Barks non adatte proprio a tutti, ma più indirizzate a un target specifico, in questo caso i bambini. Ah giusto, quasi dimenticavo, ho fatto riferimento al fatto che la storia inizia a collassare dalla decima tavola in poi, perché Barks, interrogato su questa storia proprio qualche anno dopo, disse che gli editor gli avevano imposto di operare pesanti modifiche alla storia stessa, indovinate un po', esatto, dalla decima tavola in poi, fino alla diciottesima mi pare. E nonché lo obbligarono a inserire lo zuccheroso spirito del Natale. Infatti poi Barks disse che solamente le ultime quattro vignette della storia erano come originariamente le aveva pensate, e infatti sono veramente molto divertenti. E inoltre che aveva un fremito di rabbia, chiaramente, nel vedere che cosa aveva dovuto scrivere sullo spirito del Natale. Quindi, a fronte di queste cose, non credo che si possa imputare, insomma, la non piena riuscita di questa storia solo a Barks, ma anzi penso che gran parte del demerito sia appunto degli editor. Nell'angolo delle 10 pager di questa puntata troviamo due sfiziose storie brevi con Gastone, qui alla sua seconda e terza apparizione in assoluto. Paperino, milionario al verde, e Paperino, campione di golf. Nella prima, in cui non c'è ancora traccia della proverbiale fortuna del cugino di Paperino, i due paperi sono impegnati a trovare 5 dollari per un fondo che stanno istituendo Paperina e le sue colleghe del club delle ragazze, mentre nella seconda, che personalmente ho apprezzato di più, troviamo invece Paperino e Gastone fare una scommessa riguardo alle abilità nel gioco del golf di Paperino. Questa seconda appunto l'ho apprezzata di più perché nel finale troviamo una somma critica all'imbroglio, cioè Barks ci dimostra come imbrogliare, barare, voler ingannare il proprio avversario raramente paghi. Ma c'è una 10 pager di questo periodo che è un vero e proprio gioiello, un capolavoro se vogliamo. Paperino e gli incubi, in originale Donald Duck's Worst Nightmare, ovvero il peggior incubo di Paperino, e questo è importante perché poi vedremo quale sarà il peggior incubo di Paperino. In questa storia Paperino non riesce a dormire perché ha degli incubi spaventosi, orribili, agghiaccianti, tanto è che ha paura di addormentarsi. Il dottore, per cercare di curarlo, gli imporrà di dedicarsi all'attività che lui più odia, e Paperino insomma ciò che più odia è fare un'attività da donne, ovvero l'uncinetto.
ma nemmeno fare l'uncinetto riuscirà a calmare il povero Paperino e a guarirlo dai suoi incubi. Questa storia è molto interessante anche dal punto di vista della tipologia di narrazione e dal punto di vista grafico, in quanto Barks, innanzitutto la storia inizia in medias res e siamo proiettati subito in una delle orribili visioni di Paperino. E poi, di solito nella grammatica della non arte, del fumetto, quando una persona, un personaggio sogna, la vignetta viene contornata in maniera particolare, oppure c'è un filtro di colori, c'è una palette di cromatica diversa. Ma in questa storia no. Barks fonde l'immaginario, la visione, con la realtà stessa, senza adottare accorgimenti particolari. Quindi il lettore raramente saprà dire se quello che sta leggendo è qualche visione dell'inconscio di Paperino, oppure se si trova proprio nel presente della storia. Che tra l'altro questa unione tra incubo e realtà si avverrà veramente nel finale, nella realtà della storia proprio, in quanto Paperino rivivrà e sarà costretto a rivivere alcune delle sue visioni notturne agghiaccianti, in quanto sarà inseguito da due figure particolarmente ostiche per il papero, ovvero la sua ragazza Paperina e una sua amica, che vogliono accalappiarlo, vogliono incastrarlo per fargli fare una conferenza sull'uncinetto al club delle ragazze. Paperino, per salvarsi addirittura da questo accerchiamento, perché poi sarà accerchiato da tutte le ragazze di quel club, si fionderà nella gabbia dei leoni di uno zoo di propria volontà per poter sfuggire appunto al nemico. E anzi, nel finale di questa storia, che è veramente esilarante, dirà: ma questo è il peggiore dei miei incubi. E quindi esce anche questa vena ironicamente misogina di Barks, che anche a me fa abbastanza ridere, insomma. Boh, io con questo ho finito, spero che insomma questa puntata vi sia piaciuta, e in tal caso vi rimando alla prossima, e non mancate, perché ne vedrete delle belle dalla prossima in poi, con Paperino il mistero degli Incas e Paperino il feticcio, e da lì tutta una sfilza di capolavori veramente inimmaginabili, di cui io ringrazio ogni giorno il grande maestro dell'Origo. Quindi ci vediamo, ciao a tutti. Ma in questa storia no, Barks fonde l'immaginario, la visione, in ciò con la realtà in ciò. Ma in questa storia no, Barks fonde la visione, ciò che visione, per